Vuoi, per un'antica convinzione, che lo sport faccia bene se praticato con regolarità? Vuoi, per una mia perversa e assai incomprensibile inclinazione a una forma, vorrei dire letteraria, di masochismo che nella fattispecie mi permette di compiere anormali sforzi fisici solo se incalzato con violenza da un istruttore, meglio se molto crudele? Vuoi, per una pedestre abitudine a conformarmi alle abitudini dei miei cretini amici, faccio, ebbene sì, box. Non incontri di box, sia chiaro, ma l'allenamento, quello sì. Eppure 3 volte a settimana. Un allenamento che ricorda molto quei film abbastanza brutti dove un signore con baffi e divisa in una caserma urla a decine di poveretti di fare flessioni addominali e quant'altro sia stato inventato per togliere senso alla vita di un uomo. Malgrado ciò, malgrado la brutale insensatezza di questa mia scelta, alcune lezioni di box possono essere, sono costretto a convenire, piuttosto significative. Torre, guarda l'azione! Mi urla in un orecchio il grossissimo istruttore, credo sia un uomo molto solo, di quelli che tornano a casa e non hanno nessuno da salutare. Guarda l'azione! E in effetti mi dico, questa frase da parte dell'istruttore, non ci sono dubbi, è un ordine, può significare moltissimo. C'è chi la vita la schiva o dalla vita si difende come un pugile magro e un po' distratto nel bel mezzo di quel piccolo e quadrato campo da guerra che è un ring. E c'è chi la vita la aggredisce magari con fare rozzo e approssimativo come per esempio l'avversario di quel pugile, e c'è infine chi la vita la guarda con attenzione e guarda da dove partono i colpi e cerca di capire quanto sono forti e riflette a una difesa e poi attacca, magari, perché no, con senso della misura. Guarda l'azione, guarda l'azione, torre, guarda l'azione! Esco da quella palestra d'accordo sempre con un senso di nostalgia vissuto in nome di cose più belle. Un caffè freddo su una qualche terrazza, un venticello, perché no, a modo suo anche fastidioso, ma tuttavia lentamente mi chiedo, ma io nella vita la guardo l'azione? La guardo io l'azione? Non lo so. So che entro in macchina con l'idea di non tornarci più in quella palestra. Perché in fondo quella cosa di guarda l'azione l'ho capita e può bastare. E invece 2 giorni dopo sto ancora lì, un po' perplesso, un po' incazzato, molto stanco. E l'uomo solo si avvicina lento e lento, mi sussurra un orecchio: a te, torre, t'ho capito, te sei uno di quelli che si rattrappiscono. E l'uomo non sa
Che valore può avere questa frase in seguito ad alcune pericolose speculazioni mentali? Credo e spero comunque che alluda solo alla mia posizione di combattimento, lungi dall'essere veramente efficace, ma questa volta mi pare chiaro, vorrò omettere di analizzare il significato metaforico di quella considerazione. Non di meno, mi raddrizzo e respiro forte. E il caffè freddo e la terrazza mi salutano da lontano. È ovvio, tra me e loro ci sono centinaia di pugni e centinaia di flessioni e ingiusti sforzi. Bisogna sempre, nella vita, qualcuno dice, prendere le strade più difficili. Non è sempre il mio caso. Faccio box soprattutto per poter un giorno smettere di fare box e raggiungere e amare una qualche terrazza e sentire nei capelli quel seccante venticello e respirare a fondo e non vedere nessuna azione, perché non sempre c'è azione nella vita e non solo azione è la vita. Perché anche nella più pugilistica delle metafore non è solo un ring, la vita, ma anche spalti. E anche fuori dallo stadio. E anche fuori dalla città nel centro della quale c'è quel ring ed è di una tale complessità la vita che alcuni pretenziosi parallelismi non fanno altro che confondere le idee e svilire il senso più profondo delle cose, in questo caso celato non tanto in un pugno, quanto piuttosto dalle irrevocabili malinconie di chi lo dà o di chi lo prende, o di quel piccolo arbitro, sempre molto basso e molto pelato, a cui nessuno chiede mai niente.